che a casa tua avevi uno straniero e questo c'è un villaggio, così. Senza scuse, dice questo diventa mio, costruisco il villaggio e io abito qua. Perciò molto chiaramente adesso il mio obiettivo è quello di darvi un'immagine chiara, poi su quelle che sono proprio le politiche di controllo ci sarà Tiziana che è sicuramente più documentata. E... perciò niente, inizierei col farvi vedere due o tre foto su quelle che sono le colonie, su come si organizzano. Pianto tipico di una colonia italiana, come vedete sembra quasi una, non lo so, un sobborgo del Cisterciano, vedete quelle che si snodano tutte. E in effetti è questo l'impianto urbanistico, loro costruiscono in questo modo perché sono città che devono avere la possibilità di diramarsi a macchia d'olio il più possibile e velocemente. Questo qua è un caso che poi vi leggerò perché è molto interessante, è la... è diciamo la colonia più grossa che c'è adesso in Cisgiordania e sorge su questa collina che è la collina di Migron, è la, diciamo, il punto di partenza è stato questo, poi vedete come nel giro di 5 anni si è sviluppato in questo modo, comunque andando a prendere tutte quelle che sono i picchi, le alture della zona. Lascia stare, diciamo, i fondovalle perché non gli interessa e rimane sulle zone alte, proprio per un sistema di controllo del territorio. Adesso voglio, questa qua è la colonia di Migron. E in base a questo volevo leggervi un passo di questo libro. Se questo, diciamo, è l'impianto urbanistico e organizzativo, così appaiono poi dalla strada. Diciamo, queste sono foto fatte dalla strada, poi più vicino non ci si può accedere. Però sembra proprio dei villaggetti americani, molto turistici. E adesso una curiosità che ho scoperto anch'io sul campo, se vedete... sono completamente differenti dagli impianti palestinesi originali comunque. E anche le case in Palestina sono bianche, tetto piatto, come tutte le case al paese caldo. Mentre loro costruiscono con tetti rossi a falde. Questo perché? Perché comunque devono essere molto riconoscibili dall'alto. E la cosa molto triste è che in caso di bombardamento sappiamo già dove bombardare. Questo è uno dei principali motivi. Comunque, tornando indietro, questa è la colonia di Migron, che è molto curioso il suo caso perché, poi viene descritto molto bene, perché diciamo che nasce, adesso leggo alcuni pezzi però lo racconto, mi piace di più, diciamo che nasce nel 99 questa colonia e la scusa iniziale è stata quella di dire noi israeliani quando percorriamo questa strada che connette Gerusalemme che si trova qua alle parti più nord della Cisgiordania, i nostri telefonini non prendono bene. Perciò hanno detto, noi, a noi servono requisitori a tutti i costi. Hanno convinto l'esercito a prendere possesso di questa collina, appunto con la scusa di questa antenna. Successivamente l'antenna ha tardato per vari problemi logistici di Orange, e comunque gli israeliani cosa hanno fatto? Hanno costruito un'antenna finta, l'hanno posizionata lì e hanno detto adesso che c'è l'antenna ci serve il custode. Perciò hanno messo un custode. Il custode è stato lì per un mese da solo e nel frattempo gli hanno fatto gli allacci di acqua e corrente perché per il cantiere serve quello lì esattamente. Nel giro di 3 mesi è stato raggiunto dalla famiglia. Nel giro di un anno le famiglie sono diventate 5, perché ho chiamato gli amici. Da 5 famiglie il governo israeliano ha detto va bene, allora serviamo asilo, perché ci sono i bambini piccoli. Allora ho costruito l'asilo. E adesso è nato nel 2002, è iniziato nel 99, le prime abitazioni nel 2002, e oggi è composto da, è il più grosso insediamento di Cisgiordania, erano 60 container fino a 2 anni fa, 150 persone oggi arriva a queste dimensioni, perciò comunque è una città, la vedete, è estesa, è grossa e comunque si estenderà a macchia d'olio, verificare, certificare il suo. E su questi Israele ci, diciamo, ci marcia tanto. Comunque la politica israeliana di controllo spaziale è basata principalmente su due principi, su due obiettivi. Il primo è limitare attraverso i piani urbanistici lo sviluppo delle città palestinesi, vincolandole.
e con questo mantiene libero delle ali che successivamente si prende diciamo, con la forza. Con uno o con un altro stratagemma comunque ce la fa a prendersene. E appunto questa politica ha portato a questo insediamento a. Dopo vi è la zona B, che è quella con un colore un po' più chiaro. Della zona B fanno parte la maggior parte dei villaggi palestinesi e sono sotto controllo amministrativo palestinese, ma militare israeliano. Questo vuol dire che comunque in uno stato di occupazione l'amministrazione passa in secondo piano rispetto alla potenza militare. Perciò comunque è un'amministrazione succube dell'arma israeliana. E tutto questo territorio ricopre il 23% del territorio. Mentre la zona C, come vedete che abbraccia tutto, è la zona di controllo israeliano. Cioè, sembra assurdo perché ci sono colonie all'interno di uno stato, piccoline rispetto alle città, che però, data la loro presenza distribuita in questo modo, sono riuscite ad ottenere questa zona C, che le abbraccia tutte e isola completamente le città e i villaggi l'uno dall'altro. Questo, diciamo, è il disegno finale di Israele per quanto riguarda la Cisgiordania, cioè man mano, una volta che isoli una cosa, riesci sempre di più, innanzitutto non connetti con le altre entità, con le altre città, perché non c'è scambio di flussi, l'economia e tutto, poi Tiziana vi dirà più dettagliatamente cosa comporta questa separazione, questa frammentazione. E sono riusciti con questo stratagemma a isolare completamente tutto e creare una sorta di mare in cui queste isole navigano, e non è però un mare come in un arcipelago, tu hai una serie di isole che però tramite il mare, usano il mare come via di comunicazione, connettono, parlano e scambiano. La maggior parte, poi se vedete su questo più grosso, ci sono le strade vietate ai palestinesi, le arie, è abbastanza complessa come cosa, è una zona quasi inaccessibile, è difficilissimo percorrerla per i palestinesi, dico. E appunto il disegno è: hanno tagliato completamente le connessioni tra le città e pian piano, mentre si allargano le colonie, le città palestinesi sono vincolate da piani urbanistici già stabiliti a monte per l'espansione, e perciò rimane bloccato, non può crescere a livello economico di tutto questo. La zona A e la zona B insieme ricoprono il 40% della Cisgiordania ed è comunque un controllo parziale, non si ha un controllo totale, quindi vabbè, controllo il 40% ma lo controllo veramente neanche quello. E poi tutto il resto, il 60%, è comunque Israele a questo punto, perché se non è Palestina è Israele. In più Israele controlla tutti i confini con la Giordania, poi ve ne accorgerete quando sarete lì, che andate magari sul Mar Morto e siete in Israele, dici ma com'è possibile? Israele è dall'altra parte della Cisgiordania, io sono in Israele qua. È un po' una situazione assurda. Se vedete, adesso non è molto chiaro, avrei dovuto evidenziarvele meglio, comunque tutte le colonie sono divise secondo tre blocchi, cioè Israele le ha sviluppate in tre blocchi, uno a nord, uno centrale e uno a sud. E nel momento in cui uno vuole, diciamo, costruire una nuova colonia, sanno già bene o male quali sono le zone che vogliono. Poi vi farò un esempio del progetto che ho fatto io in Palestina, dove c'è appunto questa continua battaglia, perché come avete visto loro con una scusa banale della telefonia si prendono la collina. E noi mentre eravamo là, loro stavano cercando di prendersi questa collina vicino a Betlemme, comunque sul suolo palestinese ma in zona C, perciò c'è sempre questa ah sì, è suolo palestinese ma siamo in zona C, perciò noi non ci possiamo fare niente. E tu magari la casa di fianco e dici ma il mio orto confina con qua, non è più neanche mio palestinese, perciò. E lì c'è stata un po' la lotta, perché loro cosa fanno? Era una ex base militare quella lì, è una collina che si chiama Oshkarab, e adesso vi faccio vedere. E praticamente su questa base militare loro cosa facevano? Loro andavano a portare bambini a fare addestramento di giungla, gli israeliani. E con la scusa che li porto oggi, li porto domani, c'è già un edificio, lo metto a posto, faccio la scuola di judo bisogna del custode, custode, famiglie, si allargava. Esatto, sì, custodi perché comunque, cioè, oppure il gestore, serve una persona che parte e da lì poi.
a Macedonio Vanni. E il nostro obiettivo, progetto, diciamo, era appunto andare a cozzare con questo loro desiderio di andare a fare la scuola di judo, perciò se loro andavano lunedì a fare la scuola di judo, noi andavamo mercoledì a fare il bingo, ad esempio. Perciò non li lasciavamo prendere la zona, continuando a proporre cose sempre di più. Facciamo beer watching perché è una zona di avvistamento di uccelli e giochi tutto sulla tempistica, cioè tu vai oggi, io vado domani, se tu vai una volta io vado due, perché se so che se te la lascio un giorno tu metti radici. Perciò non, c'è sempre questa, oddio, sono là, vado io, poi la proporzione in Palestina e in Cisgiordania è assurda, perché per un colono ci sono tre soldati, la proporzione è questa. Perciò nel momento in cui tu avevi 10 persone che facevano il judo, avevi 15 soldati, se non di più, alle spalle che erano lì tra te e loro, ma comunque loro proteggono, i soldati proteggono le colonne, logicamente. Perciò non è una bella situazione. Comunque, per tornare, scusate, ho divagato un po'. Sono divise in tre zone, dicevo, le colonne. Una nord, che occupa praticamente il... è stata creata perché gestisce e controlla e blocca i flussi tra le città palestinesi di Qalqilia, Nablus e Ramallah, che sono le città principali. Sono qua nella zona nord. Qalqilia rimane qua, Nablus, Jenin già isolata di suo, comunque Ramallah è questa qui grossa, questa qua sotto. E si insinuano nelle varie fessure per isolarle tra di loro. Poi al centro vi è un altro agglomerato, diciamo, di colonie che gestisce l'area di Gerusalemme. Adesso non so se sapete com'è suddivisa Gerusalemme, che è stata divisa, è proprio la città divisa come fosse Berlino, per dire. E però Israele sta man mano smangiando la parte est, che è la parte palestinese, e la sta mettendo sempre di più a sé per farla diventare la nuova capitale di Israele. E tutta la costellazione di colonie che ci girano intorno servono appunto a questo. Perché poi anche il percorso del muro viene modificato in base alle colonie. Se io ho una colonia che è a 5 km dal muro, faccio il giro col muro, la porto dentro, così è sicurezza per loro e risolvo questo problema. Perciò tutte quelle costellazioni lì stanno smangiando praticamente Gerusalemme Est, diventerà israeliana, e in più isolano Gerusalemme da Betlemme e da Ramallah Nord. E poi infine c'è a sud l'ultimo gruppetto di colonie, che isola completamente Betlemme da Hebron e la taglia fuori completamente, perché poi Hebron subisce subito il confine controllato dagli israeliani e andrete da Hebron a vedere com'è la situazione, da maniera capelli. E per questo gli israeliani non si sono proprio inventati, perché l'hanno preso dai sistemi di segregazione dell'apartheid, questo sistema di bypass road, dove loro costruiscono strade vietate ai palestinesi, che tagliano nettamente i villaggi o tagliano nel monte, perciò non vedi neanche quello che è la Palestina, come vivono, e bypassano completamente i territori tagliandoli fuori completamente, e ai palestinesi è vietata quella strada, perciò crea l'infrastruttura, togli i terreni ai palestinesi e in più non gliela fai usare.